Ben trovati, scopriamo insieme le ultime notizie di Tracking News. Da 70 anni in mano alla famiglia Benford, JCB lancia la prima serie di Terne 3CX in edizione Platinum in uscita dalle linee di produzione presso la sede JCB a Rochester in una livrea fuori dall'ordinario. In totale verranno realizzate 70 macchine esclusive in edizione limitata, una per ogni anno di attività di JCB. CGM, distributore unico di Cat Lift Trucks nel bel paese, annuncia che i carrelli elevatori diesel della gamma di P40-55N saranno dal 2016 equipaggiati con un nuovo motore a basse emissioni caratterizzato da alte densità di potenza e affidabilità ai costi d'esercizio contenuti. Pallet Ways, società specializzata nel trasporto espresso su pallet, presenta una nuova tipologia di bancale, ampliando l'offerta della linea light dedicata alla merce leggera e voluminosa. Si tratta del pallet Ultra Light, disponibile in due versioni con base 80x120 e 100x120 cm. In entrambi i casi l'altezza è di 240 cm e il peso trasportabile raggiunge i 350 kg. Ella ha introdotto due nuovi proiettori a LED dedicati ai truck DAF e MAN. Il proiettore a LED DAF è il primo proiettore a LED per mezzi commerciali. La particolarità risiede nella realizzazione della luce anabbagliante con i LED. Per la prima volta ella monta nel proiettore un nuovo tipo di raffreddamento passivo, nel quale due dissipatori posti esternamente rispetto al corpo esterno rimuovono il calore. Il modello Ella per la MAN invece per la prima volta offre un fanale a LED con il vetro non incollato al corpo esterno. Questa particolarità consente di non sostituire l'intero fanale in caso di piccoli danni al vetro e questo comporta un notevole risparmio economico. Ricordiamo comunque che in caso di danni più gravi l'intero vetro può essere acquistato tramite l'aftermarket. E per ora è tutto, grazie, arrivederci.